tutti, oggi andremo a vedere una serie di esercizi propedeutici alle arti marziali e al Krav Maga. Questi esercizi dureranno un'oretta e potete usarla tutta intera oppure spezzarla come volete voi, secondo di quello che è le vostre necessità. E considerate che è fatta con del riscaldamento, potenziamento, esercizi propedeutici e finiamo con lo stretching.
ritmo costante per fare più tempo. Minuti, mettiamo la corda giù, di fare un po' di piegamenti, visto che ci siamo scaldati con la corda, una decina, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stiamo su, prendiamo fiato, ci soffiamo. Ok, un po' di salti per prendere chiudendo le gambe, via. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, che con braccia. Gambe, via. Un po' di fiato, torniamo in sospensione e facciamo 10 piegamenti. Pronti? Via. 1, 2, 3.
recuperate fiato intanto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fermi lì, recuperiamo, ok, io direi altri 10 minuti di salto con la corda. Fiato, mantenete il movimento della corda. Ok, l'ultimo.
strada per recuperare il fiato. Finiamo in sospensione, fermi lì, una decina di piegamenti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci alziamo in solito modo, facciamo una decina di squat, ok? Piedi un po' più alti delle spalle, le punte che sono un po' verso l'esterno delle ginocchia, scendiamo, cercando di tenere la schiena più dritta possibile e sappiamo che le cosce vanno parallele al pavimento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 10, via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bravissimi, torniamo in sospensione. Okay. Ci pieghiamo a metà, via, fermi 15 secondi, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, distendiamo, fermi 15 secondi, via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, andiamo a sfiorare col petto il pavimento, via, 1, 10 secondi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, distendiamo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bravissimo, su, via, un'altra serie di squat, poi con la corda ripetata. Vabbè, ma ormai mi ero via. Presa con uno, questa, poi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altre 10, forza, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, torniamo su sospensione, sto già cominciando a sudare, eh? Fermi lì, 10 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sfioriamo il pavimento col petto, via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, distendiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la metà, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, distendiamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, su, ok, adesso facciamo gli affondi facendo un passo indietro, quindi scendiamo e ci rialziamo, ok? Pronti? Una decina di volte, eh? Via, 1, via, 2, la schiena dritta, mi raccomando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, via, oh, grazie a Dio, 1, grazie, 2, che troia, 3, devo farne 15, sono 2, 4, 15 serie, 5, 15 minuti, ah, 6, avete sentito un'imprecazione, non ero io, ma era la Debora, ho detto grazie 9. A Dio, sì, poi ho detto un'altra cosa, e 10, bravissimi. Teniamo su sospensione sulle braccia, una decina di piegamenti, eh? Ok? Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10. Ok, recuperate un attimo, 10 secondi. Adesso faremo degli affondi indietro, dove per cambiare gamba facciamo un balzello e passiamo sull'altra, ok? Una decina di volte, nulla di più. Cominciamo, andiamo indietro con una gamba, via, via, 3, via, 4, via, 5, via, 6, via, 7, via, 8, 9, via, 10. Bravissimi. Non imitarlo. Bravi, bravi, bravi. Prendere fiato, allarghiamo un po' le gambe, alleniamo i nostri calcici obliqui. Non imitarlo. Sempre utili nella difesa. Quindi oscillazione da una parte e dall'altra. Allarghiamo bene le gambe in modo che siamo stabili, non oscilliamo col busto, ma lavoriamo con l'obliquo. Ok? Recuperate, recuperate intanto. Ci andiamo ad allungare mentre recuperiamo fiato e non perdiamo tempo. Posso neanche sprecare. Tempo di recuperare un po', eh? Tanto. Cosa mi viene? Cercate di tenere la testa in linea con il busto. Ok, di nuovo gli affondi di prima, con slancio. Ricordate che questi affondi, come gli squat, ci permettono poi di dare dei calci belli potenti quando andiamo a dare calci o ginocchiate. Perché cominciamo a lavorare tutta la parte bassa. Pronti, ciao. Un'altra decina? Siete? Via, via, 2, 3, la schiena rimane sempre dritta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, torniamo su, solite oscillazioni, allarghiamo bene le gambe, via, 1, così recuperate, adesso sono due esercizi meno faticosi, impiegheremo meno tempo a recuperare. C'è la pelata, adesso devo dire. Ok, stop, di nuovo in posizione di slancio di squat, pronti? Via, partiamo, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravissimi. Ok, allarghiamo un po' le nostre gambe, anzi, prima di fare questo esercizio, sempre gambe larghe, mani all'altezza del collo, torsioni del busto, continuiamo ad allenare i nostri obliqui, quindi ruotiamo, vedete come sono tirato e spingiamo il braccio dalla parte opposta dove ruotiamo, quindi se ruoto a sinistra spingo a destra, se ruoto a destra spingo a sinistra, pronti? Con me, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, recuperate intanto il fiato, aumentiamo un pochino la velocità, via, possiamo scendere con la pianta del piede oppure scendendo di più alzando la punta, io adesso la faccio alzando la punta rimanendo sul tallone, non è necessario, potete fermarvi anche qua o dove arrivate, non è un problema, alzando cercate di fare il vostro massimo senza sentire dolore, ok? Mi vado giù, è tanti anni che lo faccio, certo sto allungando, spingo, proprio spingo con la gamba, scendo e vado una gamba d'appoggio, poi c'è sull'avampiede o meglio ancora sul tallone, ma il tallone lo useremo nello stretching, mi va bene l'avampiede, adesso allunghiamo perché poi faremo dei passaggi, ok, spingiamo con la gamba dove abbiamo annicchiato, ok,
Perfetto, andiamo un attimo scaldato, quindi facciamo dei passaggi. Uno, spingo, salgo, due, bravissimi, via, 10 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vedete che quando faccio questo tengo la pianta a piede perché mi dà più sostegno in questo esercizio di passaggi, a me, ma potete farlo anche facendo questo, ok? Se siete abbastanza flessibili, non importa. Ok, da questa posizione non perdete la posizione, mani al busto, mani al collo, torsioni, con calma, giusto per recuperare il fiato. Pam, pam. Mi raccomando, quando fate questo esercizio e vado a spingere, se spingo con questa non va schiacciata al petto, vedete, che poi rimane schiacciata. No, l'altezza è sempre questa. Spingo una, ruoto e spingo l'altra. Ok? Cerchiamo di tenere i nostri gomiti più chiusi possibile. Ok, abbiamo recuperato un'altra serie di piegamenti. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se vedete, io porto le mani da una parte all'altra solo per equilibrarmi. Se riuscite a farlo anche mantenendo le mani su, non è un problema. Meglio ancora, ok? Io per fatto di equilibrio mi trovo più comodo. Ok, ancora delle torsioni per no, per recuperare. Ok, queste stesse spinte le facciamo anche in avanti. Mi raccomando, ruotate solo il bacino, ok? Palmo aperto. È sempre propedeutico ai colpi che si usano nel Krav Maga. Ok? È il movimento del bacino che mi dà l'impatto e la forza. Qui ancora di più, proprio movimento, spingo avanti, pam, pam, pam. Ok, qui stiamo solo recuperando. Ok, terza serie, pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravissimo. Per non perdere le abitudini, un 10 piegamenti a terra che non fanno mai male. Braccia un po' più larghe delle spalle, ben, il busto bello teso, contraiamo i glutei e contraiamo anche l'addome, pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, su e saliamo così, abituiamoci, ok? E che ore sono? Sono le 11:07. Perfetto, ne fate circa una mezz'oretta. Benissimo. Allora, adesso cerchiamo un attimo di fare esercizi più complementari e adatti al Krav Maga o alle arti marziali in genere. Abbiamo cercato di sviluppare la parte alta, la parte bassa che ci serve nei calci, nelle ginocchiate. La parte alta per irrobustire un attimo i tricipiti pettorali che ci servono nel dare i colpi. Andiamo con le posizioni. Facciamo una serie di colpi mano aperta, piede sinistro avanti, piede destro dietro, posizione classica di guardia che anziché avere le mani schiacciate, schiacciate e in linea quando abbiamo piedi paralleli, saranno leggermente fuori asse. Ok? Per cui a mio via partiamo con la sinistra. In questo caso è la mia sinistra, ma sarebbe il vostro lato, non importa. Quindi partiamo con un lato, quello avanzato. Pronti? Una decina di volte, via. Uno. Gestite e controllate il movimento dell'anca. Via. Uno, via. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Cambio gamba e quindi cambio braccio. Via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 9, 10, perfetto. Adesso è la mia sinistra, ma il vostro cambio a quello che volete voi, in avanti, combinazione, 1, 2, ok? Una decina di volte. Pronti, via, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Cambio gamba. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ci siamo? Benissimo. 10 piegamenti. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, bravissimo. Ok, stessa posizione. Questa sera, questa volta, 3 serie. 1, 2, ritorniamo con quella che era partita. Ok, pronti? Via. 1, via. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando colpite usate anche l'aria, mentre colpisco inspiro ed espiro, ok? Usatelo nel movimento, vi aiuta nell'impatto e mantenere fiato in un possibile combattimento. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravissimi. 10 squat. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Manteniamo, così manteniamo la muscolatura sempre calda. Ok? Adesso faremo una decina di ginocchiate. Gamba, una gamba avanti, l'altra dietro. Posizione, come dicevo, di guardia, dove una mano è un pochino più avanti dell'altra. Portiamo avanti il ginocchio, portando avanti l'anca, ok? Pronti? 10 volte, via. 1, via, 2, via, 3, via, 4, via, 5, via, 6, via, 7, via, 8, via, 9, via, 10. Cambio. Pronti? Via. 1, via, 2, via, 3, via, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora 10 con l'altra gamba, quella iniziale. Ok? Velocizzeremo un po' il movimento questa volta. Pronti? Via. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Io ho capito, ma se sono scoglionata non dirmelo. 1, 2, 3, 4, 5, sono ricoglionata, no, che ti fa male le caviglie così tanto, sono forte. 10, bravissimo. Ok? Mettiti le scarpe. Riprendiamo, mentre prendiamo fiato, riprendiamo i nostri colpi. Sequenza, quindi una gamba avanti, 1, 2, 3, ok? Con calma, adesso non mi interessa la velocità, mi interessa il movimento. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Mi raccomando, stiamo recuperando fiato, quindi fatelo con calma, eh? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bravissimi. Adesso, dalle ginocchiate, passiamo ai calci. Un calcio frustato, quindi viene dato con la parte del collo, fine tibia, inizio tarso, e il piede lo tengo a martello, perché in un potenziale calcio che riesco a dare i genitali, vado a impattare sia sui genitali che, attento che, che sullo battaglio genitali, quindi scroto, che è molto vicino all'ano. Ok, per cui il movimento del calcio, allenandolo, è alzo, frusto, ritorno, esatto. Ok, lo apriamo 10 volte piano. Via. 1, e ritorno. Via. 2, e ritorno. Via. 3, e ritorno. Via. 4, e ritorno. Via. 5, e ritorno. Via. 6, e ritorno. Via. 7, e ritorno. Via. 8, e ritorno. Via. 9, e ritorno. Dall'altra parte. Ok. Via. Tu appena ritorno, ti si accelera il battito, due, cardiaco. No, non è vero, dipende, ritorno, da come ti faccio. 4, perché tu lo
sai quanto se ce l'ha il vasino che abbiamo per andare a fare i salti? Torno, ritorno, ritorno, 8, ritorno, 9, ritorno, 10, ritorno. Se vedete anche qua io vado avanti col bacino, avanzo, calcio, ritorno. Questo è fondamentale in tutti i colpi che noi faremo, ok? Perfetto, giusto per non perdere l'abitudine, una decina di squat, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ripetiamo i calci, velocizzandolo un po' di più, quindi avanti, avanza con una gamba, la guardia mi ha detto che è un po' disassata, perché abbiamo una gamba avanti, quindi anziché tenerla allineata, un braccio avanti. Una decina di calci, pronti? Via. 1, via 2, via 3, via 4, via 5, via 6, via 7, via 8, via 9, via 10. Ok, torniamo. Cambio gamba. Pronti? Via. 1, via 2, via 3, via 4, via 5, via 6, via 7, via 8, via 9 e via 10. Bravissimi. Ok, adesso facciamo una variazione a questo calcio, che anziché essere frustato, pam, è spinto. Come do lo spinto? Anziché usare il piede martello, lo mantengo martello, ma lo ruoto un po' per andare a impattare sulla parte alta della gamba, che va dal ginocchio fino alla cresta iliaca. Dove vado a impattare, ma perché lo ruoto? Perché se lo tengo dritto e non sono un professionista, rischio di sbagliare o scivolare. Ruotandolo ho più possibilità di non scivolare, quindi colpire e impattare dal ginocchio, come se fino alla cresta iliaca. Il ginocchio sarebbe l'ideale, ma mi va bene anche da sopra fino alla cresta iliaca, perché serve ad allontanare un potenziale aggressore. Come viene dato? Stesso concetto di prima. Alzo, però spingo, non vado a frustare, spingo con l'anca, vedete? Spingo col bacino, ritorno e vado. Una decina di volte piano. Pronti? Via. 1, ritorno. Via. 2, e ritorno. Via. 3, ritorno. Via. 4, e ritorno. Mi metto di fronte. Via. 5, e ritorno. Via. 6, e ritorno. Via. 7, e ritorno. Via. 8, e ritorno. Via. 9, e ritorno. Stessa cosa con l'altra gamba. Pronti? Via. 1, e ritorno. Via. 2, e ritorno. Via. 3, e ritorno. Via. 4, e ritorno. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, guardiamo le gambe, facciamo un po' di potenziamento sulle due gambe, come prima, da un lato e dall'altro, con calma. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravissimi. Ok, di nuovo il calcio spinto, lo velocizziamo un pochino. Ci siamo? Una gamba avanti, l'altra posteriore. Via. 1, via 2, spingete col bacino. 3, via 4, via 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba, metto qua, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Bravissimi. Su sospensione, 10 piegamenti. Lo so, facciamolo. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravissimi. Ok, torniamo alla nostra combinazione di prima. Vi ricordate, ho una gamba avanti, do 3 colpi e adesso gli diamo un calcio frustato, ok? Per cui sarà 1 2 3, bam, calcio frustato. Perfetto. E che ora sono? Sono le 11:18. Perfetto, dai, pronti, eh? Via. 1, 2, 3, calcio e ritorno. 1, 1, 2, 3, calcio. 2, 1, 2, 3, calcio. 3, 1, 2, 3, calcio. 4, 1, 2, 3, calcio. 5, 1, 2, 3,
6, 1, 2, 3, calcio, 7, 1, 2, 3, calcio, 8, 1, 3, calcio, 9, 1, 2, 3, calcio, 10, cambio gamba, non mi cambia la cosa, ok? Via, 1, 2, 3, calcio, 1, 1, 2, 3, calcio, 2, metri di fronte, 1, 2, 3, calcio, 3, 1, 2, 3, calcio, 4, 3, calcio, 5, 3, calcio, 6, 1, 2, 3, calcio, 7, 3, calcio, 8, 1, 3, calcio, 9, 2, 3, calcio, 10. Ok, li ripetiamo partendo con l'altra gamba, anziché dare il calcio frustato, daremo il calcio spinto, per cui sarà 1, 2, 3, calcio, ok? Mi raccomando, non perdete l'equilibrio quando andate a spingere. Una decina di volte su un lato, una decina di volte sull'altro. Via. Uno, due, tre, via. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Cambio lato, mi vedo di fronte. Via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bravissimi, bravissimi. Ok, adesso entriamo in una sorta di combinazione con anche evasione, che sarebbe lo spostamento, va bene? Questo qui dobbiamo lavorarlo sempre. Sappiamo che alla base è evitare di stare sulla traiettoria. Per cui adesso, nella nostra posizione, partiamo con una gamba avanti, quello che volete voi, ci spostiamo nella direzione della gamba avanti, ma il piede dietro viene trascinato e gli mettiamo anche una deviazione, ok? Partiamo, via, uno, e torniamo, via, due, e torniamo, via, tre, e torniamo, via, quattro, torniamo, via, cinque, torniamo, sei, sette, otto, nove, dieci, dall'altro lato, via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, in questi esercizi vengono in gioco, entrano in gioco i muscoli che abbiamo allenato precedentemente, quindi i quadricipiti, le caviglie quando facciamo gli affondi, vengono in gioco gli obliqui quando facciamo la rotazione per parare, vengono in gioco i tricipiti e i pettorali che mi vanno a chiudere il movimento, ok? Per cui sono tutti esercizi che vanno bene. Stessa cosa, solo ordine informativo, quando tiriamo il nostro colpo c'è tutta una serie di muscoli che entrano in gioco, che vanno nei muscoli dell'avambraccio, nei muscoli del bicipite, tricipite, del deltoide, parte del dorsale, dell'addome. Se consideriamo la rotazione dell'anca, entrano in gioco anche i muscoli della gamba e del tarso. Ok? Per cui è tutto propedeutico ai colpi o quello che andremo a fare. Perfetto. Detto ciò, facciamoci i nostri 10 piegamenti di irrobustimento. Ok? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravissimi, bravissimi. Ritorniamo a una sequenza che ci permette di lavorare e di studiare, ma di mettere in gioco tutti i nostri movimenti. La nostra sequenza è dal piede avanti che avevamo, devio, la sequenza di colpi, cosa avrà di diverso? Che adesso, mentre prima partivamo con la mano avanti per dare i tre colpi, adesso partiremo con la mano posteriore perché abbiamo deviato. Quindi 1, 2, 3, dietro, calcio. Ok? Ci siete? Mi metto di fronte. Via. 1, 1, 2, 3, calcio. Bravissimo. È un allenamento questo, quindi non mi importa come viene fatto. Però cercate di lavorare bene, spendere bene, portare avanti l'anca. Di nuovo, devio, colpisco, 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 calcio. E torno, via, pa. Ok, abbiamo capito il movimento,
10 volte da un lato e 10 volte dall'altro. Via. 1, 2, 3, calcio, ritorno. Via, 1, 2, 3, calcio e ritorno. Via. 1, 2, 3, calcio, ritorno. Sono 3. Via, 1, 2, 3, calcio, ritorno. 4. Via, 1, 2, 3, calcio, ritorno. Via. 1, 2, 3, 5. Via. 1, 2, 3, 6. Via. 1, 2, 3, 7. Via. 1, 2, 3, 8. Via. 1, 2, 3, 9. Via. 3, calcio, 10. Andiamo sull'altro lato. Pronti? Via. 1, 2, 3, calcio. Via. 1, 2, 3, 2. Via. 1, calcio, 3. Via. 1, 2, 3, calcio, 4. Via. 1, 2, 3, calcio, 5. Via. 1, 2, 3, calcio, 6. Via, 1, 2, 3, calcio, 7, via, 1, 2, 3, calcio, 8, via, 1, 2, 3, calcio, 9, via, 1, 2, 3, calcio, 10. Bravissimi, bravissimi. Fatto in velocità, più ci alleniamo, più possiamo farlo in velocità, in modo che questo automatismo sia alla base di tutte quelle che sono queste tecniche. Cioè, devi, tutti i muscoli lavorano in contemporanea, in sincrono, si dice. Devio e colpisco, non ho bisogno di fare dei fermi o degli stop o delle pause, ma sarà un continuo movimento senza mai fermarsi. Bravissimi. Sempre per allenare la parte delle gambe e la flessibilità del bacino, andiamo in sospensione, portiamo una gamba laterale al nostro braccio. Stiamo fermi lì un attimo, ok? Che scaldiamo i muscoli flessori delle nostre gambe, delle nostre articolazioni. Riportiamo il piede dietro, avanti, l'altra, ok? Cerchiamo di stare, stare un attimo lì, dovremmo sentire tirare la parte alta della coscia, il nostro quadricipite, ok? Stiamo indietro, adesso le faremo di seguito, un decennio di volte, per cui faremo 1, passo, 2, no, va bene? Via, 1, 2, 10 volte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto, bravi, bravi, bravi. Torniamo su, riprendiamo la nostra combinazione. La faremo 5 volte un po' più veloce, da un lato e 5 volte dall'altro. L'unica differenza è che stavolta anziché il calcio frustato, finale, faremo il calcio spinto. Va bene, mi raccomando, l'equilibrio, qui lavora molto i muscoli delle cosce, lavora il gastrocnemio, il polpaccio, ok? Ripartiamo. Pronti? Via. 1, 2, 3 e spingo. Via. 1, 2, 3, spingo. Siamo 2. Via. 1, 2, 3. Spingo, siamo 3, via, 3, 4, via, 1, 2, 3, 5, bravissimo, andiamo sull'altro lato, ci siamo, via, 1, 2, 3, 1, ritorno, via, 1, 2, 3, 2, ritorno, via, 1, 2, 3, 3, ritorno, via, 1, 2, 3, 4, ritorno, via, 1, 2, 3, 5, e torno, bravissimi, ritorniamo al nostro esercizio che abbiamo fatto prima. Adesso non avremo momenti morti. 1, 2, 3, 4. Sarà tutto 1. Oscillando passiamo su 2. Vi faccio vedere una volta. Per cui, da questa posizione che è di partenza, oscillando, vedete, mi metto frontale. Da questo vado qua. Ok? L'altra rimane dietro. Pronti? Sempre un decina di volte. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Qui do, per aiutarmi, porto in alto il bacino, mentre cambio le gambe, che una appoggia e l'altra arriva, e si abbassa il bacino. Vedete? Lo rifacciamo un'altra 10 volte. Pronti? Qui è importante oscillare il bacino che mi fa passare le gambe. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bravissime. Ce la stiamo. Niki, mi sa dire che ora sono? Sì, c'ho qualcuno che mi aiuta, la Niki.
Le 11:30. Ok, abbiamo ancora 5 minuti. Basta. Le usiamo per lo stretching. Gli ultimi 5 minuti. Abbiamo visto un po' di riscaldamento con corda. Vi ho fatto vedere il jumping jack, potete alternarli alla corda, se non avete la corda. È chiaro che il jumping jack, oltre con le braccia in avanti, potete fare anche con le braccia, oltre che le braccia laterali, anche con le braccia in avanti, ok? Senza braccia, potete fare degli affondi, gli squat di affondi anche saltellati. Comunque tanti esercizi ci sono anche su internet, di gente brava di me per il riscaldamento. Quello che volevo solo dirvi è che i muscoli che abbiamo lavorato, piegamenti, affondi, laterali, sono comunque propedeutici alle arti marziali, in particolar modo Krav Maga, per dare più potenza ai colpi. Mi raccomando, i movimenti di bacino, le gambe, ne vedremo altri in seguito. Poi voi fate con i vostri tempi e i vostri, diciamo, le vostre capacità. Non è una gara, ma è solo un migliorarsi. Perfetto. Allora, facciamo una cosa. Ritorniamo sugli affondi che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo le gambe larghe. Pieghiamo una gamba. Cerchiamo di portare la punta del piede in alto e adesso sì che andiamo ad appoggiarci sul tallone della gamba posteriore, quella che è piegata, quella che è flessa. Stiamo un attimo qua che andiamo ad allungare i nostri estensori, i nostri flessori. Cercate di arrivare, aiutatevi con la mano dietro, non importa, cercate solo un attimo che andiamo a allungare la parte posteriore della nostra gamba. Cambio, stando col bacino basso, cerchiamo di passare sull'altra gamba, ok? Se è per aiutare, ripeto, dovete stare messi così, provateci lo stesso, poi piano piano vi avvicinerete. Va bene anche questo esercizio, potete farlo anche se non riuscite anche a fare semplicemente così dove riuscite ad arrivare, non importa, iniziate, poi piano piano vedrete che riuscirete ad abbassarvi sempre di più. Cercate di fare il vostro massimo, non deve farvi male, ma dovete sentir tirare da una parte e dall'altra, va bene? Dietro la coscia, dobbiamo allungare queste gambe, perché sono importanti nella velocità, nella dinamicità dei colpi di gambe. Va bene? E questo vi ho fatto vedere solo un esempio. Manteniamo le gambe larghe, andiamo giù, cerchiamo di andarci a prendere le caviglie e stiamo fermi lì. Mi ruoto per farvi vedere, le gambe cerchiamo di tenere più tese possibili. Non mi importa che arriviate qua, qua, qua o qua, l'importante è che tenete le gambe dritte, potete anche arrivare qua. Non voglio che facciate questo per arrivare alle piedi, perché lavoriamo altre cose, va bene? Quindi le gambe sono tese, arrivate dove arrivate. Dobbiamo allungare la schiena e la parte posteriore delle gambe. Io ho diversi anni che lo faccio, per cui magari viene più facile, ma non c'è, ripeto, non è una gara, è cercare di apprendere. Rimanendo giù, cerchiamo di chiudere, traslo di nuovo, mantenendo le gambe tese, cerchiamo di chiudere con punta e tacco le gambe mantenendole tese, ma noi rimaniamo giù, va bene? Quindi ci avviciniamo e rimaniamo giù. Pieghiamo le ginocchia e piano piano ci alziamo stendendo prima le gambe, poi la schiena e la testa è l'ultima parte che si stende. Dopodiché alziamo le nostre mani, incrociamo l'altezza del petto e andiamo a stendere verso l'alto. Adesso devo andare un po' indietro perché vengo tagliato. I talloni rimangono a terra e stendiamo tutta la colonna vertebrale verso l'alto. Braccio davanti al petto e con l'altro andiamo a schiacciare più o meno l'altezza del gomito
il braccio, invece faccio vedere dove vado a schiacciare io. Non mi importa che facciamo questo, non devo ruotare col busto, eh? Il busto rimane dritto, devo allungare il mio deltoide, il mio tricipite. Il dorsale, cambio braccio, vedete? Ok, da questa posizione stendiamo le braccia, ne pieghiamo uno. Andiamo ad afferrare per tirare e allungare tutto il tricipite. Stop, stendiamo, cambiamo braccio. Ok, basta, stop. E anche oggi questo è un allenamento completo e propedeutico alle arti marziali. Vedrò di farne altri in questi momenti in modo da poterci allenare assieme. Ok, ciao a tutti.